Allora, per quelli che, ma no, non per i legali in sé, insomma, perché potrebbe essere da una nocciolina fino a $1,000,000, insomma, $1,000,000, vabbè, ci serve più emozione, voglio dire, però voglio dire, in sé il regalo, questo omaggio, insomma, ad esempio la Bertè preferisce un mazzo di fiori. No, la Bertè preferisce un mazzo di fiori e i nomadi va bene così. Quindi per quelli che hanno avuto questa idea bellissima di questo regalino, c'è questa canzone a disposizione. Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro le notti che dal mio son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, e se le colto di ingoiare la nostra stanza civiltà, è un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto presate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le ferifatte di abitudine e paura, una politica per solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di voto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai colto, che un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto con i miti della razza, Dio è morto con l'odio dei partiti, Dio è morto. Io penso che questa mia generazione preparata a un mondo nuovo e una speranza appena, ad un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi, e tutti ormai sappiamo che se Dio muore per sei giorni è fuori sogno, in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto, Dio è risorto.